Danubio dolce. Il mio Danubio sarà Danubio pizza, una mia versione. Voglio vedere cosa succede, infatti poi dopo vedremo come andrà a finire. Allora, io in pratica già ho fatto lievitare la pasta, poi vi dirò in seguito che ricetta ho utilizzato per farla. Ora ho diviso in tanti panetti da 80 grammi il mio impasto. Adesso stenderò il panetto così, allargando i panetti per avere la possibilità di farcirli poi. Io utilizzo, ripeto, siccome sto facendo un Danubio alla pizza che secondo me verrà eccezionale, metterò soltanto, farò tipo la pizza margherita, del pomodoro, polpa di pomodoro e della mozzarella che ho precedentemente tagliato a dadini. Quando avrete steso il vostro panetto, farcite con la polpa e la mozzarella. Così. Poi io aggiungo dell'origano perché mi piace molto nella pizza. Naturalmente nella pizza margherita ci sta l'origano. E poi adesso pian pianino, perché c'è il pomodoro, quindi è un impasto molto più morbido, per chiuderlo dovete stare attenti a non fare casini, perché dovrà essere una palletta, deve venire una palletta. Ne provo una, vediamo che succede, spero bene. Comunque dovete fare così, pian piano, pian piano. Chiudete a fagottino, così. L'importante è che è chiuso, per non far uscire il vostro impasto. Dopodiché formatelo voi, a palla, così. Dopo aver formato la palla, incominciate a metterlo dentro la teglia che io ho imburrato ed infarinato. Ora il video lo passo a poco avanti, ma devo fare tutte le altre, devo farcire, ci vediamo dopo. Terminato di aver farcito tutte le palline, eccole qua. Adesso mi farò lievitare almeno per un'ora. Io, siccome c'è una bellissima giornata ed ho un cucinino fuori, una verandina in pratica chiusa, e là dentro ci sono un 50 gradi, ora lo copro e lo lascio dentro la veranda per un'ora. Fra un'ora vedrete che le palline saranno il doppio. A dopo. Trascorso il tempo di lievitazione, si presenterà così. Io sopra, prima di tutto, metterò un uovo sbattuto, spennellando giustamente. Dopodiché lo porto in forno. Quando sarà dorato, gli metterò nuovamente del pomodoro sopra la superficie e l'origano. Ecco come dovrà essere. Cioè, magari 10 minuti prima della fine della cottura, aggiungete sopra il pomodoro. Così gli dà quell'effetto di Danubio alla pizza.